Sempre i volti di gente nuova, di gente che forse in questi anni, quando ha sentito dire la parola politica, si è turata le orecchie perché sapeva che da quella politica ci ricavava solo del male e malaffare, da interessi privati e non gli interessi collettivi invece che la politica dovrebbe fare. E ovunque troviamo le stesse tensioni, guardate, ovunque troviamo le stesse tensioni. I lavoratori che aspettano, i disoccupati che non sanno che futuro avranno, i precari che vengono stritolati, gente che non prende uno stipendio da mesi. L'altro giorno a Santo Stefano di Camasta, no, a Castel di Tusa, Antonio Presti, mangiavamo un ristorante vicino al tuo atelier. A un certo punto ho visto che c'era un gruppo di lavoratori di Messina che festeggiavano e mi hanno detto: Presidente, ci facciamo una foto volentieri. E io ho detto: cosa festeggiate? Mi hanno detto: festeggiamo che abbiamo preso lo stipendio dopo 12 mesi. Ma questa è una vergogna, questa è una vergogna. Si può festeggiare che si prende lo stipendio? Sembra il teatro dell'assurdo, un gioco quasi pirandelliano che attraversa questa Sicilia dei gattopardi che non cambiano mai e che pensano sempre che tutto debba continuare come prima, cambiare per non cambiare nulla, la politica di sempre. Guardate, non c'è siciliano che non conosca Messina, forse magari abbiamo siciliani che non sono stati a Palermo, a Trapani, ad Agrigento, ma non c'è un siciliano che non conosca Messina, perché almeno qualche volta nella propria vita ci è dovuto andare a Messina, ci è venuto passare a Messina. Forse perché partiva con tristezza verso il nord o partiva per fare una vacanza. Io ricordo quando ero una persona libera, mi piaceva prendere di tanto in tanto il treno ed era bellissimo anche questo rapporto che prendevi col treno, mi ricordo i primi anni quando ero ragazzino, questa bellezza di entrare col treno dentro il traghetto e la felicità quando ci tornavi, che vedevi Messina, che vedevi la statua della Madonna che benedice voi e la vostra città, voi e la vostra città. E guardavi questa Messina che magari attraversavi per qualche minuto, che ti fuggiva, e magari ogni volta dicevi: mi ci devo fermare, vale la pena, no? Vale la pena di fermarsi in questa città. Però guardate, negli ultimi tempi mi capita di venirci con un po' di sofferenza quando vengo a Messina, tanta, tanta sofferenza. La sofferenza che mi viene trasmessa da questa gente, da questi cittadini che non ne possono più. E ovunque tu vai senti lo stesso linguaggio, sia che parli con una persona del popolo, che parli con una persona del ceto medio, che parli con un imprenditore o con un pubblico funzionario. Ti dicono:
Questa città è governata da poche famiglie e noi vogliamo la democrazia. E noi vogliamo liberare. Noi vogliamo liberare. Questo vi dico. E se lo dicono tutti ci sarà una ragione. Di un sistema di potere in cui spaventosamente si è distrutto quanto di bello c'era in questa città, quanto di attivo c'era in questa città. Era una delle città più produttive d'Italia, Messina. Ha un fascino, credo, in Europa che solo Costantinopoli, solo Istanbul può avere per questa sua ambienza di guardare al mare, la bellezza di questo mare, di questa luce, le potenzialità economiche di un porto di infinite possibilità, no? Una provincia che si articola in monti pieni di bellezza, pieni di boschi, in coste che erano, sono state incontaminate. E in tutto questo, in questi anni, l'azione malevole dell'uomo, da dove si abbiamo avuto i disastri di Giambinieri, i disastri di Saponara, non sono tragici eventi del Mestino. Lì c'è stato il malaffare, c'è stata la speculazione che ha distrutto questi nostri territori. Le vittime di Giambinieri e di Saponara sono paragonabili alle vittime della mafia, perché sono vittime di un modo assurdo di gestire il territorio che guarda solo alla ricchezza e alla speculazione di pochi, non agli interessi generali. Per questo noi abbiamo presentato il progetto di legge per paragonare le vittime di Giambinieri e di Saponara, paragonarle alle vittime della mafia, con le stesse opportunità. Guardate, l'altra volta io sono rimasto completamente sconvolto a Saponara da una donna che è venuta a trovarmi, una piccola, minuta, così ancora affranta dal dolore per la morte del proprio fratello. E una delle vittime di Saponara è venuta a parlare non per lei, ma per la sorella, che è la moglie del fratello. Quel fratello disperso, né morto né vivo, non può essere giuridicamente dichiarato neppure morto, perché devono passare diversi anni per la dichiarazione di morte presunta. Nel frattempo però la signora e i suoi bambini non potevano prendere neppure la pensione di reversibilità del marito. Io mi sono trovato di fronte a questo linguaggio della burocrazia, che è il problema non solo italiano ma anche europeo, che è il problema della Sicilia, che non sa guardare dentro la realtà degli esseri umani, in cui le leggi non sono fatte per proteggere il cittadino o per essere vicini a loro, ma è così logico che durante un alluvione, un fiume in piena che ti passa e ti travolge la casa e non si trova una persona che è morto, che dichiarazione di morte presunta deve avvenire che non è quella? La costellazione di leggi che non conoscono il senso della giustizia, che non conoscono il senso della giustizia vera. E noi ci dobbiamo impegnare per abbattere un sistema legislativo di questo tipo. Ma che ci vuole in questi casi, nel momento in cui fai il decreto di emergenza che dichiari morti presunti come morti già avvenuti che aiutano la gente? Eppure la burocrazia non conosce altro linguaggio, e dietro questo cinismo della burocrazia è il dramma, la tragedia vera delle persone, che non capiscono più lo Stato, che non capiscono più in che società vivono, che non riescono più a capire che le leggi dovrebbero servire per rendere felici gli esseri umani, non per renderli infelici. E dietro questa cosa, questa vicenda, poi ci siamo dovuti rivolgere, come fanno i preti, come può fare la Caritas, noi uomini delle istituzioni, io persino il massimo rappresentante delle istituzioni siciliano, l'imprenditore che assume quella persona facendole quasi, devo dire che è stato molto discreto, è stato molto cortese, io qui voglio ringraziare, perché qui significa che anche nella nostra città, a Messina, ha detto la nostra città, e lo dico volentieri perché è l'inno del messinese.
mi è venuto quasi naturale e inconsciamente di venire, di dire la nostra città, una città la quale io compartecipo a tutti i drammi. E tu capisci che anche qui trovi le risorse, però poi tu cominci a fare ragionamenti. Il comune è in disastro. L'abbiamo salvato e abbiamo dovuto sfidare la politica siciliana per salvarla, perché c'erano quelli che non volevano fare votare quella legge. E perché se poi facciamo votare questa legge e salvare Messina in merito di Crocetta, come se io chissà perché cosa ne avrei di guadagnato a livello personale, cioè non fare un'azione, perché questa è la bassa politica, quella che pensa che tutto si deve trasformare in voti, in consensi, in clientele. A chi dovranno ringraziare i messinesi? Devono ringraziare loro stessi. Noi abbiamo fatto solo il nostro dovere in questo. Invece questa politica che dice fare il proprio dovere è un linguaggio sconosciuto in Sicilia. Sconosciuto. Non esiste la politica come dovere. E poi sono venuto qui e sono andato a vedere Villa Serena, le vecchiette dei vecchietti di Villa Serena, che temevano di essere deportati. Noi ci facciamo morire qua, diceva una vecchietta, perché non voleva perdere il suo habitat, le relazioni. Voi sapete quanto è dolorosa l'esperienza dell'ospizio per gli anziani. È una necessità in qualche modo in questa società, ma è anche segno di una società che ha perduto in qualche modo i valori della solidarietà. Ha perduto anche l'idea che in qualche modo si diventa anziani, si diventa vecchi e forse noi i più giovani hanno il dovere di in qualche modo di interessarsi, di coinvolgersi con gli anziani. Ma oggi non abbiamo tempo, non pensiamo che dobbiamo costruire anche un'humanitas diversa in cui in qualche modo ci rendiamo sanitari. Ma anche le strutture pubbliche sugli anziani, perché pensare a questi luoghi? Io penso che noi dobbiamo fare partire con la prossima progettazione del 2014 un'idea nuova di un inserimento della terza età nel tessuto sociale, in cui si pensa a un ospizio per gli anziani, ma come a un piccolo, a piccole case dentro in qualche modo la vita di una città, partire con un progetto sperimentale in cui non c'è bisogno di allontanare l'anziano dal suo contesto abitativo, culturale e sociale, ma che abbia garantito l'assistenza infermieristica, l'assistenza sanitaria, abbia garantito la vicinanza delle persone, abbia garantito la sua condizione di benessere fisico, ma non sia qualcosa da sopportare. E vedevo drammaticamente questi anziani che hanno raggiunto l'equilibrio improvvisamente dire beh, ce ne dobbiamo andare da qui. E poi abbiamo, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto col commissario, col prefetto, si è scongiurato in qualche modo il pericolo di un immediato trasferimento di quelle persone. Ma questo ci potrete dire cosa c'entra con la politica? Ma se non c'entra questo, cos'è la politica? Se la politica non guarda l'uomo, non guarda le donne, non guarda i giovani, non guarda gli anziani, a che cosa guarda questa politica? A che cosa guarda? A che cosa guarda? A Catania sono venuti a trovarmi i fantastici orchestrali del vostro teatro. Avete una delle orchestre più belle della Sicilia. Non sono neppure precari. Tu lo dici, ma come? Ma precari. Ma una condizione veramente disastrosa. Come sono tanti precari da 10 anni, si può essere precari da 10 anni? Se tu stai in una pubblica amministrazione da 10 anni, significa che quell'amministrazione ha sempre bisogno di te, ha bisogno strutturalmente di te, eppure questo è uno dei problemi insoluti in Italia. E il governo Monti l'ha reso persino irrisolvibile, perché tu devi dire a quelli che per esempio lavorano ai giovani precari, tra virgolette, che lavorano laureati, sono gli unici che lavorano tra l'altro all'assessorato territorio e ambiente, che praticamente da anni stanno lì e fanno i via VAS, cioè che sono le autorizzazioni ambientali necessarie per fare i lavori, che quelli stavano con un progetto finalizzato, un poco pro, invece facevano il lavoro
di sempre il quotidiano, di dipendenti, e dobbiamo fare finta che siano precari, perché Monti non vuole assolutamente regolarizzare questa partita. Ma dopo 3 anni per l'Europa, se uno sta in lo stesso posto 3 anni e un giorno, ha diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che ha finito. Ma sono troppi. Beh, sicuramente non siamo noi che le abbiamo fatte diventare troppe, ma quando si dice troppi, veramente la pubblica amministrazione fa tutto il proprio dovere. Il CAS, questi giorni è ritornato sugli onori, diciamo, non sugli onori sicuramente, ma sul disonore della cronaca, sul disonore della cronaca. 2 imprese mafiose cacciate in questi giorni, e dovevamo arrivare noi al governo per fare questo. Dovevamo arrivare noi al governo per fare questo. Ma non è solo questo. Sapete quanto costa un servizio al CAS, che io non ho mai visto fra l'altro, di sorveglianza autostradale? Io sull'autostrada ci sono sempre. Sapete quanto per 3 furgoncini e qualche dipendente, perché per guidare 3 furgoncini che ci vogliono 6 persone, no? Sapete quanto costa per il CAS? 15.000 euro al giorno. Sapete quanto costa? Sapete quanto costa noleggiare quei 3 furgoncini? Così, a posto il fatto che te li puoi anche comprare, puoi prendere il leasing, eccetera, eccetera, 3.500 euro al mese. E loro ne pagano 15.000 euro al mese a un'impresa mafiosa. Abbiamo fatto bene a cacciarli o no? E la manutenzione del verde, autostradale, 3 milioni e 500 mila euro l'anno, 3 milioni. Abbiamo 4 oleanti sulle autostrade, non c'è bisogno neanche di una strada. 3 milioni, che si possono fare benissimo con le precarie che ci sono, oppure li fai con la forestale invece di lasciarli. E allora tu cominci a scoprire un mondo in cui sì, è vero che ci sono... ci sono gli esuberi della forza lavoro, ma c'è lo spreco dell'amministrazione pubblica. L'altro giorno con Lucia Borsellino siamo andati a denunciare a Palermo. Guardate che io, per me è stato, io sono stato un giorno che non avevo voglia neppure di andare a lavorare, di alzarmi, e ancora oggi ne risento psicologicamente. Perché guardate, quanto io sono entrato con Lucia Borsellino al Palazzo di Giustizia di Palermo e abbiamo attraversato la stanza di Paolo Borsellino, e Lucia non entrava da 20 anni. Io ho visto tutto il dramma di quella ragazza e l'ho stretta, gli ho messo, e io le avevo detto: Lucia, non venire, vado io a denunciare. E lei mi ha detto: no, io voglio venire con te perché voglio fare quello che avrebbe fatto mio padre. Bene, ci sarà un modo. C'è sicuramente un modo diverso di governare, fra chi per esempio per anni ha tollerato che questo fosse la normalità, un tentativo di turbativa d'asta di 50 milioni di euro per l'acquisto di pannoloni. E che ci fai con 50 milioni di euro? Io non voglio essere troppo didascalico, ma sembra che la popolazione siciliana, secondo questi, dovrebbe avere dei problemi che non, onestamente non riusciamo a individuare. $50 milioni di euro di pannoloni. Ed è una cosa allucinante. Quando siamo andati a vedere le prime carte dei beni culturali, per esempio, noi avevamo l'impresa Mercadante, che praticamente doveva restituire, dare alla regione, secondo la magistratura, 19 milioni di euro. Noi abbiamo calcolato che invece sono 41, e io penso che siano ancora di più, perché bisogna calcolare gli interessi. Dal 1994 loro gestivano i biglietti, si tenevano gli incasso, e la politica e i dirigenti non vedevano nulla, non vedevano nulla.
Io dico sono 2 mesi e 10 giorni che sono presidente della regione, ormai sembra che sia da 20 anni, perché ormai è nell'immaginario collettivo è come se fossi stato sempre presidente della regione siciliana, perché i siciliani capiscono che sono andati finalmente loro al governo, c'è qualcuno che veramente li rappresenti, non gli eredi del sistema di potere. Ma ti può essere che tu privatizzi per guadagnare più soldi e invece finisci per perderli completamente e guadagni molto di meno? Da quando abbiamo cacciato la Mercadante, alla Valle dei Tempi ci sono più presenze turistiche e siamo in pieno inverno. Come si giustifica? E la formazione? A Messina basta pronunciare la parola soltanto formazione, non c'è bisogno di fare nessun discorso politico, perché lo svolgimento avviene tutto sulle vostre teste, avviene tema e svolgimento direttamente, non c'è bisogno manco di allargarsi. Quando abbiamo allontanato i lavoratori della formazione si erano quasi barricati dentro l'assessorato e noi gli avevamo chiesto, guardate, ce lo volete dire? Se voi che lavorate qua dentro non siete soci di alcune società che gestiscono la formazione, e non ci hanno risposto. Se avete parenti di primo grado, di secondo grado che stanno a rappresentare voi dentro queste, non ce l'hanno risposto. Ce lo volete dire quali deputati, mogli di deputati, cugini di deputati, di dirigenti, fardelle, sorelle, zie di terzo grado, eccetera, prozii, nonni, eccetera, sono proprietari degli enti di riformazione e non ce l'hanno voluto dire. Bene, a un certo punto, quando li ho trasferiti, come dovuto tutti, dice ma così blocchi il sistema, ma scusate, se ci sono i lavoratori della formazione qua che non prendono i soldi da 18 mesi, che 20, pardon. Ero fermo a quando mi sono insediato. E non prendono i soldi. Dici si ferma il sistema. Ma che sistema si deve fermare? Un sistema che è fermo da secoli. Cioè qui praticamente la formazione, gli unici che ci guadagnano sono i proprietari degli enti. Allo IALO di Palermo abbiamo dato 25 milioni di euro quest'anno per pagare i lavoratori. Bene, a quei lavoratori non è andato un centesimo. E sapete che è successo? Che li hanno portati, sfilato, lì davanti all'assessorato. Quando abbiamo fatto vedere le carte, quei soldi che sono stati dati, se ne sono andati a momenti davano un botte ai sindacati, no? E come ci si portate contro l'amministrazione quando il nemico ce l'abbiamo in casa? Cioè noi l'abbiamo dato questo. Lì non ci sono le mogli e i fratelli, ci sono gli autisti di qualche deputato, qualche commercialista di qualche deputato, diversi, vanno diffusi in tutta la Sicilia. Proprio ieri ho chiamato un deputato e gli ho detto, senti, ma tu lo conosci questo signore? Ah sì, è un mio amico, un ex mio collega di lavoro. A me mi dicono tutti che sia autista. Ah, cioè, no, assolutamente no, ma mi dicono che sia il tuo prestanome dentro lo IAL. Questo ti risulta? No. Solo che lo sanno tutti a Palermo. Allora guardate, noi dobbiamo ripartire da qui. Guardate, noi quante volte diciamo, Antonio, la bellezza della Sicilia, Antonio Presti, che è uno che la Sicilia la ama veramente, ha regalato tutti i suoi, il suo patrimonio di famiglia, tutti i suoi soldi per dare a questo territorio opere d'arte. Adesso, perché siccome mi ospita all'atelier sul mare, ha deciso che anche io devo diventare produttivo, non posso essere un improduttivo. Per cui vuole che io realizzi una stanza d'arte, diciamo, al terzo piano dell'atelier sul mare.
E quando il 31 dicembre abbiamo cominciato a demolire quella, perché bisogna prima demolire per costruire, e questo ci ritorno dopo, parto da questo esempio, dobbiamo demolire per costruire, altrimenti non si costruisce niente. Liberare gli spazi per vedere con animo sgombro. Dobbiamo demolire, perché questa è la rivoluzione, prima demolisce e costruisce insieme. E dobbiamo realizzare questo. Allora c'era la madre di Antonio che è venuta a passare il Capodanno all'atelier sul mare e l'indomani è scappata indignata, si è fatta accompagnare altrimenti prendeva il treno. Mi ha detto, ma sto figlio mio, invece ho la carcere non ci potessimo dare. E io gli ho detto di così poco signora. Perché? Perché Antonio appartiene a quella idea della vita, della cultura, in cui bisogna donare agli altri. Quest'idea è l'idea oggi sociale, ma la politica non dovrebbe essere questa, non dovrebbe essere questa donazione agli altri. Riscattaci! Oh, ci dobbiamo riscattare da soli! Ci dobbiamo riscattare da soli! E qui poi andiamo avanti. Ci dobbiamo riscattare da soli! E allora io pensavo a questo linguaggio così semplice, la politica come donazione, no? Come servizio agli altri. Paolo VI diceva la più alta forma di carità, cioè la più alta forma di amore, ma dovrebbe essere l'ABC. Invece fare politico vuol dire semplicemente entrare nella fascia di privilegio. Guardate, non sono gli stipendi, perché gli stipendi già te li sei mangiati prima della campagna elettorale con quello che hai speso. Il problema è che molti, oltre allo stipendio, hanno ben altri arrotondamenti, ben altri affari, ben altri malaffari. E allora tutta la politica si sporca. Allora guardate, noi abbiamo la Sicilia in ginocchio. 5 miliardi di euro di deficit in Sicilia. Gli altri rifiuti dovevano servire a ridurre i costi e invece li hanno triplicati. E i messinesi siete le vittime di questo sistema dei rifiuti, che produce precarietà, ma che produce anche costi terrificanti, che vengono pagati poi dai cittadini, e vedete, è la politica del non fare. Abbiamo un sistema sanitario costosissimo e dove i servizi non vengono garantiti a volte in modo così diseguale. Perché in Europa costa di meno, nel nord Europa la sanità e i servizi sono più alti? Allora ci sarà una riforma, una qualcosa di magico che serve a chiarire perché noi spendiamo di più. Qualcosa di magico è quella denuncia che noi abbiamo fatto, perturbativa d'asta, l'altro giorno insieme a Lucia Borsellino, perché finalmente i dipendenti della regione, alcuni, quelli onesti, che sono tanti, cominciano a parlare e cominciano a protestare, perché sanno benissimo che se vanno dal presidente, non ci sarà un presidente che occulta tutto, poco a poco fa sapere al mafioso che c'è quel dirigente che parla. Il nome del dirigente che ha denunciato le cose io non l'ho fatto uscire sul giornale, non l'abbiamo fatto uscire con Lucia, ci siamo presi noi la responsabilità di denunciare. Adesso c'è un'indagine della magistratura. Ma così fa la buona politica. Così fa la buona politica, non lascia solo la gente, non lascia solo la gente. Allora la gente comincia a essere, per questo dico ci dobbiamo salvare tutti. Perché comincia un lavoro collettivo, il megafono è uno strumento collettivo, una voce di tutti quanti che si alza. Perché se a urlare sul megafono c'è solo Rosario Crocetta, allora sto megafono non è potente. Ma se ci sono milioni di siciliani, questo megafono fa decapare, fa rompere, spezzare il vecchio sistema. I sepolcri biancati del vecchio sistema. Quelli che hanno distrutto la Sicilia. E questa voce collettiva che si ha, questa voce collettiva che è fatta di uomini e donne che da soli fanno tutto. Guardate. Noi non abbiamo assolutamente centralizzato l'organizzazione del megafono a livello, né speso un centesimo per organizzare le sedi del megafono ovunque
si sono nate da sole. Ne abbiamo 70 già circoli creati fra Siracusa e Catania in 2 mesi. Tanti circoli stanno nascendo a Messina, nel Messinese, in tutti nei peloritani, nelle montagne, nei paesi più piccoli di montagna, come nelle città del mare, come nella città, nel palermitano, nel trapanese, nell'agrigentino. E ovunque ci sono i consiglieri comunali che cominciano ad aderire alle sindaci, che cominciano a ribellarsi, che sono stanchi di questa politica, per cui quando dovevi andare a parlare con il Presidente della Regione, se non ti facevi raccomandare da un deputato, non ti facevano entrare manco diciamo, nell'area, anzi diciamo, nei giardini di Palazzo Doria. Una battuta ve la posso fare? Nel 2009, sapete, per affittare gli uccelli di Palazzo Doria, quando hanno speso 1 milione di euro per gli uccelli in affitto. Cioè, quando dicono che Pirantello esagera, a noi non ci sembra proprio il caso, Qui la realtà è più pirandelliana dello stesso Pirandello. Qui la realtà supera ogni finzione. Cioè, la finzione diventa un giochetto. Tu non te l'aspetti che ovunque ci sia, c'è sempre un malaffare. Io basta che mi alzo la mattina e comincio ad alzare il telefono, già ricevo almeno 2, 3, 4, 5, 6, 7 comunicazioni di reato che avvengono dentro l'amministrazione regionale. Quell'affare, è un pozzo senza San Patrizio della vergogna, del malaffare. E dico che quando dicono, per esempio, l'Andrangheta quando è pericoloso, la Cosa Nostra ormai, sapete perché lo dicono? Perché non si è indagata su quella che è la vera mafia, che è la mafia della politica e dell'economia, quella che sta nelle stanze del palazzo e gestisce il potere. Messina, provincia, Parma, ma qua proprio sono i cittadini, sono perché ancora mantengono Salcedo, che mantengono ancora Salcedo. Io non ci volevo credere, ero venuto nel messinese perché dico qui è più tranquillo che altrove, invece non c'è paese dove vado, dove lo scopro a certe volte ad occhio, perché io ho ormai l'occhio clinico, cioè riesco a così come riesco a identificare subito un poliziotto, riesco a identificare subito un mafioso, ormai così, è una specie, sono una specie di cartina al tornasole, no? Di quelle tipo rapidomante, no? Che appena sente già le influenze e mi vedono a volte. Altre volte sono più insidiosi, presentano le valigette 24 ore, gli ingegneri, le cose, c'hanno sempre un progetto da fare, da presentarti una cosa. E quindi è di tutto questo, ma questo si è indagato? Perché sul CAS non si è indagato in questi anni? Non c'è stato un commissario del CAS che non ha ricevuto proiettili, che non ha ricevuto, non ho detto la parolaccia, perché io parolaccia non ho detto. Per definizione. Quindi è inutile che fate tendenziosi con la vostra risata, perché non l'ho detto. Oppure se l'ho detto è stato un inconscio freudiano. Ma questo caso, diciamoci la verità, ogni commissario veniva praticamente, riceveva i proiettili, durava 3 mesi e se ne doveva andare. E allora, come è successo? Io dico, bene, come è successo? Uno che fa normalmente, che succede? Eppure questo sistema di malaffare, questo ente potrebbe produrre non meno di 100 milioni di euro l'anno a favore delle casse pubbliche regionali. Potrebbe realizzare da solo, con la propria economia, completare la rete autostradale. Invece è un sistema che si inceppa. E adesso stiamo cominciando a fare pulizia. E su questo che cominciamo a fare una cosa, un sistema nuovo. E ancora questo ponte, non si fa altro che parlare del ponte. Il ponte è una parola, ogni elezione spunta il ponte. Cioè, non c'è un'elezione così tanto che io dico, bene,
quando mi fai la domanda, sei favorevole a comprare il ponte? E io dico, dove sono i soldi? Ci sono i cinesi. E portatemi questi cinesi. Cioè, poi, questi cinesi esistono solo nell'immaginario. Io non so, per cui alla notte bisogna cinesi che parlano tanto. Una volta l'aeroporto a Enna, poi un'altra volta il porto di Augusta, poi l'aeroporto, il ponte di Messina. L'altra volta ho incontrato l'ambasciatore di Singapore e gli ho detto, scusate, ma i cinesi arrivano o non arrivano? Cioè, veramente noi non abbiamo nessunissima intenzione di investire. E allora finiamola con queste demagogie e pensiamo alle cose serie di questa terra. Pensiamo a una Messina invece che vuole risolvere dal terremoto, vuole eliminare le baracche, vuole eliminare le baracche, come segno di civiltà, di giustizia. Vogliamo una Messina in cui la cultura rispetta veramente. Questo teatro era uno dei gioielli della... Ma io dico, io ve lo dico con estrema sincerità, non ne abbia a male l'attuale presidente, ma io un commissariamento per Messina, per questo teatro, ci sto pensando, eh. E sarebbe anche benvenuta a Roma, Perché se tu non presenti il bilancio del 2011, poi il consuntivo, poi eccetera, poi continui e alla fine, insomma, io non so, non voglio dare alcuna responsabilità, ma forse un commissario più giovane, più dinamico, forse farebbe di più, ma no. Non è che ce l'ho io con me. E molta sincerità, se dobbiamo cominciare ad affrontare il porto, c'è tutta questa zona del porto completamente inquinata di cose che non servono. Restituiamo questa bella passeggiata ai messinesi. Restituiamo! Noi metteremo nella programmazione, sapete, quando io dico facciamo le cose, le facciamo. Metteremo nella programmazione del 2014 la questione del recupero di questa bellissima, che venga restituita alla città e la valorizzazione anche delle cose che hanno un grande valore storico dentro quella passeggiata. I progetti ci sono! I progetti ci sono, però nessuno ci ha mai messo i soldi. Noi ci rimettiamo. Questo fa una bella differenza. La fiera di Messina, ma si può sopportare che questa città, che potrebbe avere la fiera più bella, più ricca d'Europa, anche quello sia un fallimento? Dobbiamo riprenderla, dobbiamo rilanciarla la fiera di Messina, che era uno degli orgogli di questa città. La Sicilia è rimasta senza fiere. È sparita la fiera del Mediterraneo, è sparita quella di Messina. Perché? Perché tutto ciò che è pubblico qui si sporca, si contamina. Quello che c'è più... Noi siamo l'unica regione al mondo dove il gabelliere, cioè la Serit, quella che riscuote le tasse, ha 20 milioni di euro all'anno di deficit. Ma può esistere uno che ti spela e se ti dimentichi di pagare una multa dopo 10 anni ti arriva poco a poco il miglioramento della casa? Può essere in cosa, può essere in passivo, eppure ha 20 milioni di euro in passivo, anche se quello metteremo. Quali interessi poi si oppongono, per esempio, perché questa città, questa provincia non abbia avuto un aeroporto? Quali interessi si oppongono? Anche quello è chiaro. Finalmente realizziamo una cosa di cui si parla da anni: l'alta velocità dei treni in Sicilia. Firmeremo a metà di febbraio con le Ferrovie dello Stato del ministro Barca. Anni e anni in cui la Sicilia parla, discute, eccetera, eccetera. Io gli ho detto a Moretti, noi parlare non ne abbiamo più bisogno, perché abbiamo già parlato tanto e vogliamo finalmente passare in parte. Raddoppio Messina Catania. Raddoppio di tutto il sistema ferroviario che va verso Palermo, collegare immediatamente queste tre aree metropolitane e da Catania e dall'aeroporto di Catania all'aeroporto di Palermo ci si dovrà impiegare. Prima saranno ridotto di 2 ore, entro 10 anni saranno 1 ora e 20, 10 anni
Ma purtroppo poi, se qualcuno ci avesse pensato 10 anni fa, forse oggi l'avremmo risolto. Ma la politica non può pensare solo a oggi. Oggi noi dobbiamo pensare a come sarà la società fra 10 anni, fra 20 anni, perché noi dobbiamo dare ai giovani, ai bambini, una prospettiva diversa da quella che noi abbiamo oggi. Un vero politico affronta immediatamente i problemi, ma guarda al futuro, guarda al concetto di società che vogliamo costruire. Vogliamo vivere sempre nelle città intasate o vogliamo città che siano a dimensione d'uomo? D'uomo. Vogliamo vivere in una regione dove ancora il sistema dei trasporti sia un sistema proprio fermo al secolo scorso o vogliamo rimodernare? E l'agricoltura? Possiamo vivere con una cultura che viene abbandonata, eccetera. Comso va aperta, perché Comso ci serve a trasportare le merci agricole in Europa, giornalmente. Anche lì si cerca il piano di aeroporti nazionali. Declassa Catania e declassa Comso, perché il conto lo fanno non sui bacini di utenza, ma sulle province, sull'entità della provincia di quella zona. E noi ci opporremo, faremo battaglia anche su questo, perché questo dobbiamo rispettare la Sicilia. Bene. Ospedali cittadini! Andiamo alle questioni di fondo e così andiamo verso, focalizziamoci. Noi veniamo da una fase terribile della nostra storia. Paghiamo un prezzo terribile, e il prezzo più terribile che abbiamo pagato è l'offesa della nostra dignità di siciliani. Niente e nessuno ci può risarcire il danno che è stato fatto a questa terra proprio sulla dignità offesa degli uomini e delle donne. Quando ci è pesato che noi, quando siamo andati, quando andiamo all'estero, sentirsi siciliano, mafioso, quando ci è pesato in questi anni. E come ci sembra ridicolo il gioco della vecchia politica. Di appropriarci del nostro statuto, Presidente. Adesso ne parlo. Grazie, Presidente. E quanto c'è costata la vecchia politica? E quanto ci costano ancora? Quando tu senti parlare ancora chi pensa di votare Lombardo in questa elezione, quel Lombardo che si è alleato con la Lega. Quando senti parlare ancora questo ruolo del PDL, tu dici, ma questi che sono? Che sono questi? A me più che politici sembrano infermieri che lavorano in un reparto di terapia intensiva che cercano di tenere su un cadavere in coma di cui non si vuole dichiarare la morte. Presunto. Ma di che cosa parliamo? Ma quali prospettive dovrebbe avere la Sicilia che attorno a un presidente che si è dimesso perché era legato per le vicende giudiziarie e si ricandida per che cosa? Per le vicende giudiziarie, per l'immunità parlamentare? Che mi sembra una storia già vista, ripetuta, di cui abbiamo persino comprensione umana, quella di Cuffaro. Ma la Sicilia deve cambiare pagina, non può guardare indietro. E che si attesta ancora a fare gli ultimi testimoni di questa cosa, come dire, consegniamo il capo all'immunità parlamentare, sempre come i giapponesi, quei giapponesi che stavano nella foresta a fare la guerra dopo che la seconda guerra mondiale era finita. È ora di, guardate, non ci saranno salvataggi dopo, per chi pensa di voler continuare fino all'ultimo a difendere il sistema di potere. Nessuno pensi che il megafono sia una specie di tax che si possa utilizzare per i giochi e i propri fini personali. Noi qui siamo un movimento di gente vera che vuole mettere in campo tutti, senza pregiudizi ideologici. C'è stata una storia nel nostro paese in cui sono fatte delle scelte, però guardate, noi abbiamo bisogno di cambiare. Ci sospettisce chi cambierà domani quando gli altri hanno perduto. Noi vogliamo, è chiaro che chi è leale scende in campo adesso, quando la battaglia è dura ed è corpo a corpo, e quando bisogna avere il coraggio delle scelte. E guardate, io sento che da queste elezioni in Sicilia
verrà un grande segnale per il Paese e per l'Europa. Ieri ero con Martin Schulz a Palermo e Martin Schulz ha detto: questa sera, eleggendo Crocetta, sta dando in Europa una grande lezione. Sono convinto che dalla Sicilia verrà una proposta di cambiamento. E Bersani poi viene a Palermo e dice: noi vogliamo fare come Crocetta, come sta facendo Crocetta alla Sicilia, cioè legare la questione politica alla questione morale, legare la politica sociale di risparmio e di rigore con la politica di sostegno sociale, perché non si può fare rigore con la massacro sociale. È troppo facile buttare via la povera gente al macero. Noi vogliamo tagliare i privilegi delle casche e delle cripte, che è esattamente quello che stiamo facendo. Non ci faremo usare come taxi. Noi ci faremo anche persino, voglio dire, io vedo con dolore a volte le manifestazioni della gente, dei precari. Guardate, era il primo giorno del mio insediamento a Palermo e c'era la manifestazione dei lavoratori della Gesi, a cui poi abbiamo fatto la cassa integrazione. Questi lavoratori della GESIP erano quei cartelli, la polizia mi aveva creato 1800, mi aveva creato un cordone. Io sono uscito dalla sala della biblioteca centrale di Palermo, che fu la sede del più antico Parlamento siciliano, il primo Parlamento siciliano. Ho avuto lì il mio insediamento per segnare questa scelta anti-autonomista, di guidare la Sicilia. Però sono uscito fuori, ho violato i controlli della polizia e sono andato a baciare i manifestanti. Bene, da quel momento quel corteo è diventato Crocetta, sei uno di noi. E oggi le manifestazioni alla regione non avvengono contro il Presidente. Viene con la gente che dice: Crocetta, sei uno di noi. Prima c'erano i cartelli di insulto contro il Presidente della regione. Adesso ci sono i cartelli dei precari che sostengono l'azione di governo, l'azione del governo. Perché capiscono che questo è il governo della povera gente. Della gente pulita, della gente per me. Ma è anche il governo dell'autonomia, il governo dell'autonomia. Noi rivendichiamo l'applicazione dell'articolo 37 dello Statuto, che dice che le imprese nazionali che lavorano in Sicilia devono pagare le tasse in Sicilia. Altro che non parti pagati che pagano la Sicilia. Qui sono i siciliani che pagano i lombardi. D'altra parte. E infatti Lombardo deve avere fatto qualche confusione in questa campagna elettorale, perché si è alleato con i lombardi, forse ha pensato siamo cugini, invece con i siciliani non hanno niente che fare, anche se hanno lo stesso cognome. Allora dobbiamo difenderla questa autonomia, questa autonomia della Sicilia, che nel Messinese ha avuto i più grandi esponenti autonomistici democratici nel dopoguerra. Non ha avuto quell'autonomismo della violenza che era legato nella Sicilia occidentale alla mafia. Qui c'è stato un autonomismo di grande spessore culturale e democratico. E io lo sento, che nel Messinese si sente molto questa serie. Vogliamo l'alta corte, stiamo attivando la procedura per l'istituzione dell'alta corte, perché ci spetta con lo statuto. L'altro giorno ho chiamato il ministro della giustizia, sulla questione dei tagli ai tribunali, 80 persone che dovrebbero essere mandate ai tribunali siciliani. E io gli ho detto: ministro, io non voglio aprire nessun conflitto di attribuzione, ma guardi che sugli affari della Sicilia il Presidente della Regione deve essere interpellato con rango di ministro. Se noi non saremo chiamati in queste decisioni che riguardano la Sicilia, questa volta apriremo il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale, perché noi vogliamo rispettare la nostra autonomia e noi dobbiamo riprendere questa speranza, ma non la riprendiamo con le chiacchiere, la riprendiamo mettendoci in moto tutti quanti noi, facendo questo progetto collettivo. Io le credo. Noi dobbiamo, io credo in te, credo nella possibilità che collettivamente possiamo cambiare la Sicilia. Ho fatto tanti chilometri, vengo da Palermo per ascoltare queste due parole. Ti ringrazio.
poteri forti tremano in questa Sicilia, minacciano. Guardate, io ci sono abituato alle minacce, non saranno sicuramente qualche pizzino, qualche minaccia telefonica, eccetera, eccetera, che cambierà questa Sicilia. Noi siamo una forza. Siamo una forza collettiva, siamo una grande forza. Quando in questa provincia si è realizzato il primo modello a Capodornato di anti-racket, ha avuto un successo perché a denunciare il pizzo non c'era un imprenditore, ma erano tutti a farlo. Allora se noi cominciamo questo lavoro collettivo, la Sicilia cambia. Abbiamo una grande responsabilità, guardate. Ma non è che i sogni così astratti. Sono i sogni ormai di centinaia di migliaia di siciliani e noi non ci candidiamo a essere una forza residuale che fa da stampella ai partiti e al sistema di potere. Ci candidiamo dentro il centro-sinistra perché siamo stanchi di Berlusconi, siamo stanchi di Berlusconi, siamo stanchi di un Monte che parla solo di cose, di quaggio delle banche e non quello della gente, dove ci vuole risanamento ma ci vuole anche l'attenzione allo Stato sociale. E noi vogliamo fare questa politica. Quest'anno abbiamo fatto un bilancio in cui risparmiamo 1 miliardo di euro e non abbiamo mandato a casa, come ci chiedeva Monti, un solo precario. Allora si può risparmiare. E questo modello lo vogliamo portare in Italia. Abbiamo bisogno, noi saremo decisivi per vincere al Senato, ma saremo decisivi anche per la formazione del governo. Questa lista che parte da alcuni ragazzi e ragazze su Facebook, che un giorno hanno fatto un movimento su Facebook, Crocetta Presidente, che in una settimana aveva fatto già 10.000 aderenti e adesso ne ha 50.000, che questo movimento che ne ha tanti altri, tanti piccoli movimenti locali con migliaia e migliaia di adesioni, che poi da virtuale è diventato reale, che ha fatto un miracolo questo movimento. È la prima volta che è stato eletto un candidato alternativo, antimafioso, di centro-sinistra in Sicilia dal dopoguerra in poi. E ci sarà un motivo. Questo motivo siete voi, guardate. Io posso avere dei meriti. E sono il merito di vivere una politica con coerenza, con onestà, devo dire anche con coraggio. Ma è stato vostro il coraggio. Oggi questo vostro coraggio deve uscire fuori, deve diventare movimento, deve diventare forza organizzata, deve diventare realtà, deve diventare Fiumara che sale la montagna, Fiumara che sale una montagna che è stata oggi fino ad oggi detriti che ci hanno travolto. E dobbiamo cambiare il corso della storia. Noi stiamo facendo una storia in Sicilia, una storia nuova che solleva la dignità di questo popolo, che è stanco e che dal sud manda a dire al paese che non ne può più di una casta corrotta, incapace, che ha ridotto il paese nella miseria e vuole che si cambi politica, non solo in Sicilia ma anche in Italia e in Europa. E io sono convinto che il megafono sarà la prima lista al Senato, perché rappresenta il cuore e la voglia dei siciliani onesti che vogliono cambiare, che vogliono fare una storia nuova che parta di libertà e di dignità. L'orgoglio di essere siciliano.